Ehi la ciurma, io sono Mercedes e benvenuti in questo nuovo episodio di Shop Keep. Siamo arrivati all'episodio numero 4, che tra l'altro ho dovuto registrare in fretta e furia perché per sbaglio ho caricato cioè sono stati pubblicati tutti insieme gli altri, quindi c'è stato un pochettino un pasticcio. Allora, qua c'è la finestra aperta, forse mi conviene chiudere perché ci sono delle macchine che passano ogni tanto. Passano molto di rado, ma passano, quindi. Allora, vediamo se dobbiamo posizionare qualcos'altro. Allora, abbiamo 400. Potremmo prendere un armor stand. Allora. Ah, ma non l'abbiamo ancora sbloccato. Com'è che era per sbloccare le... Non mi ricordo più i tasti. K? No. Allora, torniamo qua. Q? Sì. Allora, skill. Non era qua, non era qua, era qua. 20, ne abbiamo 17, ok, quindi questa non possiamo metterla. Ma tra l'altro. Cioè, si sovrappongono le mani quando lo pone via. Cioè, ce n'è una e ce n'è un'altra. Ha tre mani per un attimo. E niente, no, quindi non ce ne facciamo nulla di questa per ora. Qua pozioni ne abbiamo a sufficienza. Questo posto, forse li avevo già sistemati. Potrei prendere un paio di guanti e un paio di stivali. Sì. Diciamo di sì, un paio di guanti e un paio di stivali, visto che abbiamo dei soldi. No, facciamo un ordine. Allora, un paio di guanti, due paia di stivali, dai. Vada. E intanto andiamo ad aprire il negozio, tanto nel frattempo ci arriverà l'ordine, lo piazzeremo poi. Ok, l'ordine è arrivato. Danke. Allora, qui ci sono dei guanti. Mettiamo dei guanti qua. Degli stivali qua e degli stivali qua. Ok. Ma questa armor chest, leather chest, la poggio qua così almeno non mi turba troppo, vai. No, oi. Questo. Ok. Posto. Ah, devo vendere. Allora, le missioni sono vendere 9 pozioni resistenza al fuoco. Dei statistics. Qua c'è un tizio. Qua c'è la scopa. Qua ci sono le robe da sbloccare. Buon GG. Qua ancora nessuno arriva. Ma confidiamo che arrivi gente presto. Anche perché ormai il giorno 8 c'è già abbastanza gente che viene a vedere. Allora, controlliamo se c'è da pulire qua. No, tutto a posto. Mi preparo. Ok, no, quello ha comprato. E quello ha comprato. Ok, allora, io prenderei un paio di quelle pietre e... Allora, guanti e... Facciamo le tre di pietre, tanto. Sapevo. Bisogna sempre fare attenzione. Se c'hai la possibilità di stare da solo col cliente, è meglio prenderlo d'occhio, cioè tenerlo d'occhio. Ok, ordine pronto. Cos'è che ho comprato? Leather gloves. Ah, ok. E qua ti stanno andando abbastanza bene. Ieri c'era la presenza del fuoco che andava bene, e oggi invece non sta andando. Allora, questi sono i guanti, li mettiamo qua dietro. No, questa mettila qua. Me ne metto uno anche qua, già che ci siamo. Tanto c'è... È un po' un casino. Cosa ha preso? Ah, una...
Pozione dei guanti. Sai che ci sarà da ordinare degli altri guanti. Lo scudo. Scudo di resistenza al fuoco. Sì. Allora, compriamo un altro scudo. Allora, guanti. Uno scudo. La spada ce l'abbiamo ancora. Prendiamo il fire resist. È una health potion, vada. Non c'è niente, ok. C'è un ordine pronto, andiamo a prenderlo. E andiamo a piazzare un po' di roba allora. Leather gloves che sono appena finiti. Quello che ho comprato, la pietra, ottimo, così andiamo subito a riposizionarla. Ho comprato anche una pozza nel mentre. Fire resist potion era qua. Mi sa di sì, ma vabbè, ne mettiamo una qua sotto insieme alle altre. Ho preso un health potion che andiamo subito a rimpiazzare. Fire resist, allora aspetta, prendi questa e mettila qua. Ho dovuto comprare anche degli stivali. Ma ha rubato qualcosa questo o no? Ah sì, ce l'ha addosso. Non riuscivo a capire che fine avessero fatto. Ah, ho venuto un fire resist. Pulisci sto schifo di scheletro. Andiamo a fare un pochettino di ordini. Allora, due pozioni, un guanto, due stivali, tre resistenze al fuoco, vada. Oh, gli stivali li rimettiamo qua, che l'altro tizio dietro voleva prenderli e invece è sparito il tizio e niente. Non ho potuto comprarli. Porca miseria, mannaggia. Allora, quello ho comprato la fire resisted, quello ho comprato lo scudo. Mi dovrò ricomprare lo scudo. Quello ho comprato una recall stone. Allora, andiamo a rimettere questa recall stone là. Andiamo a prendere l'ordine sul retro. Vada. Stivali, stivali. Pozione di resistenza al fuoco, l'altra, vabbè no, l'altra la tengo in inventario. Ordino piuttosto uno scudo e due pietre. Allora, due pietre e uno scudo. Vada. Non stiamo guadagnando tanto rispetto a ieri, ma secondo me siamo più o meno la stessa cifra con la quale abbiamo iniziato il giorno. C'è qualcosa che non quadra. Ma hanno rubato qualcosa? No. Oh, che schifo. Ok. Quella paga o no? Ok, ha preso una recall stone. Fortuna che ne abbiamo ordinate delle altre, perché. Allora, metti qua, metti lo scudo. Ok, ho una fire e una recall stone, se fosse necessario. Ah, ok, non l'avevo neanche visto che entrava. Poteva derubarmi senza neanche che me ne accorgessi. A che punto sono della quest, tra l'altro? 5 su 9, dai. GG. Compro lo scudo quello? Yes. Ah, quello desiderava uno scudo, ma dovevo andare a inseguirlo. Allora, prendiamo uno scudo e un coso di guanti.
Crunchy Romero's The Warrior. Che ha già dei nostri stivaletti, tra l'altro, come potete vedere. Si cammina un po' glitchato nel terreno, ma va bene, non ci offendiamo. Ha preso anche i guanti. Come le stanno bene. Andiamo subito a prendere cose perché se ci finiscono i guanti qua. Ma. L'ho visto. Porca mannaggia. L'hanno comprata a spazi. La pietra hanno preso nel mentre. Oddio, c'è troppa gente. Hanno pure sporcato. Vado a prendere uno scudo, una spada, un guanto. 3, 2, vai. Puliamo un attimo qua. Resto posto, cos'è che ho comprato? Ah, una pozione là, quindi non è un gran problema. Vediamo se ci dà riparare qualcosa. Ok, c'è l'ordine sul retro, prendiamolo subito instant. Cosa ha preso? Ah, i guanti, buono. Che è successo? Ah, sei stato di livello. Preso dei guanti. E ho comprato di nuovo la stone qua. Ho bisogno di altri guanti. Vada. E lo scudo ovviamente me l'hanno comprato appena dopo che avevo fatto l'ordine. Mannaggia la miseria. Come vanno gli scudi? Dovrei prendere un tavolo in cui mettere più scudi. E anche la spada è andata. Questo ha già fatto varie spese da noi, eh? Hanno finito praticamente tutto qua. Fire resist potion. Ok. Earth potion. Ok. Ma è arrivato l'ordine. Ah sì. Metti gli stivali. No, questi mettili dietro. E ho bisogno di scudo e spada. E un po' di pozze normali. 3, 1, 1. 1. 1, 2. Vado. Ah, hanno preso la Recall Stone. Buono, ma quelli là stanno andando. Yes, abbiamo finito la quest. Ottimo. Poi facciamo tutta la quest, non mi ricordo più. Ok, è arrivato l'ordine. Buono. Ehi. Mannaggia la miseria, mannaggia. Sta stupida donna. Che è successo? Ma. Ah, era innocente. Ma perché stava scappando? Boh. È tutto sporco nel mentre. Devo ordinare altra roba, eh. Stivaletti, pozione del fuoco. Spada. Spada. Ho bisogno di pietre. Non ho visto cosa ha ordinato. Cosa ha preso però? Due di quelli.
Guarda. Achievement sbloccato, che achievement è? Ordina 200 oggetti, ok. Adesso abbiamo un attimo di tregua. Allora, vediamo un attimo con le skill qua. Allora, 82. Metterei questo qua, sì, per mettere l'armatura se non altro. Poi il resto lo vediamo un pochettino più con calma. Ok. Ok. Poi non mi ricordo più come si acquistavano, cioè come si accettavano delle altre quest. Non so se succede alla fine del giorno. Ok, devo prendere degli altri guanti. Poi altri due guanti. Questo che dovevo comprare, delle pozioni rosse standard. Justin Di Bartolo. No, questo sta scappando con una mia pozione. No, così. Ah, sì, era quindi stanno tutti scappando via. No, qua non c'è niente. Allora, rimettiamo a posto questa pozione che ha preso. Ma di nuovo non imparate proprio mai, eh? Ma non aveva niente? Ah no, eccolo là. Non si può stare tranquilli. Neanche un attimo. È arrivato l'ordine nel mentre, sì. Conclusa la prima settimana, allora adesso andrei a piazzare magari qualche ordine. No, allora. Costruiamo. Poi metterei. No, Q, ok. Metterei questo qua. Per le armature. Dovrebbero starsene un paio, credo. Bot dock, no? Weapon rack, ce l'abbiamo, sì, così posso mettere le spade, sta un pochettino più in ordine. Poi cosa c'è? Floor mat, no, globe, no, ornamental separator, Christmas tree, no, lo torniamo indietro all'inizio. Allora, io prenderei un altro scaffale delle pozioni per metterci le altre, quelle delle altre tipologie. Ok, facciamo un po' di ordine. Allora, prendiamo le Fire Resist qua. E anche questa Frost Resistance. Queste qua. E le mettiamo tutte qua in ordine. Allora, 1, 2. Poi andiamo 1, 2, 1. Mettiamo anche le pietre. Ma no, le pietre potrei lasciarle qua sui tavolinetti. Visto che ci sono i tavolinetti. Allora, questa la mettiamo qua. Dovrebbero stare due, tra l'altro. Sì, una di qua e una di là. Ottimo. Adesso andiamo a recuperare l'armatura che abbiamo messo qua. Oh, no. Non so come non si esca con esca da quell'affare là. Dove ce ne stanno quattro, ottimo. Però questo deve stare per forza appoggiato qui. Potrei ordinare un altro scudo e un'altra spada. Allora, uno scudo, una spada e anche una di queste. Un'altra armatura, devo metterla così ne abbiamo un pochettino. In attesa, tanto qua due scudi ci stanno.
Potevo prendere anche un'altra Fire Resist Potion, perché tanto quelle vanno sempre via un sacco. Ma no, per ora credo che ci posso stare. Vediamo un attimo di riparare magari. Allora, mettiamo uno scudo qua, una spada là e un'altra armatura là. Poi andiamo a riparare un attimo gli affari che... Ah, ma allora veniamo anche ripoggiandoci le cose? Eh sì. Sembra di sì. Se si rompono di tutto, chissà che succede. Boh, preferirei non sperimentarlo, però. Ma vediamo quanti minuti sono passati. Sono già passati 20 minuti. Quindi io direi che per questo episodio può essere tutto. E abbiamo così concluso la prima settimana su Shop Equip. Vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, e lasciare un commento qua sotto per dire cosa ve ne pare della serie. Ciao a tutti e buona giornata.